abbiamo creato una situazione che possa rendere più reale possibile a questi giovani e bravissimi artisti, queste bellissime voci, per rendere più vicine al teatro, a come si lavora al teatro. Giovani, soprattutto di spirito, si sono messi in gioco e hanno dato un messaggio di vita a tutti gli altri allievi che ci hanno messo un grandissimo impegno da professionisti, certo, per riuscire a cantare bene, per realizzare il loro sogno. Perché il programma non sarà un programma, come si dice, da concerto puramente, ma sarà un programma tutto legato da un filo conduttore. Quindi appena finirà un brano ci sarà subito il collegamento con il successivo. Bene, allora cominciamo. Buonasera. Right.
immagino che al mar di me sappiate. Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato alla vita
Thank you.
Barizzono Tiziano Rosati. Quindi probabilmente nei prossimi concerti speriamo di vendere le vestiva.
grateful. Allora, partiamo con il premio Cisali Villafranca. Dite voi quello che avete scelto. Chiamiamo qui il soprano Greta Virussi. Questo premio, io vi dico che ho l'onore di rappresentare il Consiglio Comunale, qui gli assessori Nicola Giuliani e Arianna Sidori, e vi dico che conoscevo Simone Piazzolla fin da quando ero nei moccoli, cioè prima che nascesse, perché ero il dottor della sua famiglia, della sua mamma, quindi l'ho visto nascere e crescere, l'ho visto iniziare gli studi col papà che le portava a Mantova e via. E nel 2000, a una serata che era un filò, si chiamava Parlo per smendegarmi la branca, invitavo un giovane che aveva 14 anni, mi pare che da Alessio adesso, era un baritenore, fece un pezzo straordinario e che lo stava ascoltando, c'era la nostra Alida Ferrarini. Sì. La quale, facciamo un applauso. Quando Sara prima ha cantato Bambino, con mio bambino caro, saprà benissimo che quel pezzo l'ha resa famosa in tutto il mondo. Quel tenore mi disse, quel ragazzo lì, non sarà un tenore, sarà un baritono, ma ha grandi qualità. Ecco, un applauso. Yeah. Molti cantanti di fama internazionale insieme a me, e di dare il premio al direttore Alessio Socio. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare con lui, farlo studiarlo, farlo studiare, frustare anche, perché picchiare, perché a volte non capisce proprio il mondo. Vabbè, ecco, comunque iniziamo a frustare. Buona serata e grazie per essere venuti.